chiarissimo che vuol dire che una legge per essere approvata deve essere approvata dalla Camera e dal Senato. Anche basta aver fatto le elementari, insomma, per capirla. La nuovo articolo 70 sono 6 commi e 925 parole. Ho avuto la pazienza di contarle. E soltanto il primo comma ce n'ha 125. Bene, io ho insegnato diritto pubblico comparato per 9 anni all'università. Capire cosa dice il nuovo articolo 70 non è facile, anzi, tra i costituzionalisti c'è un dibattito, che ci sono 7, chi dice 7, chi dice 8, uno è arrivato a dire anche 10 procedure diverse per approvare una legge, con una serie perciò di conflitti dove la famosa semplificazione non c'è neanche da questo punto di vista. E io andrei davanti a dire: scusate, questi sono quello che c'è adesso, questo è quello che è cambiato. Se tu capisci qual è il cambiamento, vai a votare sì, hai il diritto di farlo, se appartiene a una minoranza di illuminati che capiscono. Se invece sei un cittadino normale, non capisci quali sono le nuove norme, vota no, che così è più semplice. Io farò un intervento di 10 minuti, non di più, perché chiaramente lo spazio legittimo degli altri due colleghi, poi fa freddo, non vorrei che si metta a piovere. Io parlerò solo 10 minuti in maniera molto sintetica, ma cercherò di essere chiaro. Ecco, dove voglio porre l'accento io? Collegandomi a quello che diceva il professor Besostri prima, questa riforma, l'aspetto più grave per cui dobbiamo andare a votare no, è perché v'è una folgorante assenza di pesi e contrappesi, folgorante, proprio sì, si nota. Io dico spesso, quando sono ospite nelle trasmissioni televisive, che il diavolo è nei dettagli. Ecco, questi sono stati talmente bravi da inserire nei dettagli il demone della dittatura, perché qui nessuno è contro la democrazia decidente. Quando ci farebbe piacere se domani mattina il Presidente del Consiglio emana un decreto in cui detto tutti gli italiani verranno assunti entro un anno con disoccupazione allo 0,5%, no? Quindi noi non siamo contrari alla democrazia decidente, siamo contrari alle forme di dittatura. E qual è questa norma che io vorrei denunciare? È quella dell'elezione del Presidente della Repubblica dalla settima votazione in avanti, che prevede i 3/5 dei votanti. L'onorevole Rosato, che è stato firmatario di questo emendamento, dice: ma in questo modo abbiamo creato un idoneo contrappeso, fermo restando che prima di questo emendamento avevano previsto dall'ottava votazione la maggioranza assoluta, quindi talmente cani che proprio se ne erano fregati. Poi si sono accorti che magari anche i loro amici in Corte Costituzionale gli avrebbero potuto dire: guardate che state combinando qualcosa di grosso, hanno messo i 3/5 dei votanti. Io l'altra sera in televisione ho dimostrato che 340 più, mettiamo 8 di quelli che potrebbero essere eletti nelle circoscrizioni estere, no? Da una parte politica, sono 348, più 51 senatori del medesimo, mantenendomi basso, del medesimo colore della lista premiale della Camera, fa più di 391, fa 398-399. Beh, facciamo che il plenum è 730, no? La composizione totale, anche se il Senato ha composizione variabile, facciamo che un partito che dice: vabbè, noi non, questo presidente che voi avete proposto a noi non ci piace, quindi non ve lo votiamo, però usciamo dall'aula. 730, metti che ne escono 80, fa 650, questi con 391 eleggono il Presidente della Repubblica, creando quell'assenza gravissima di pesi e contrappesi, che una riforma del genere, io ho scritto più volte: ma perché non avete previsto l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che comunque sarebbe stato un idoneo contrappeso, come io avevo scritto in un mio pamphlet depositato alla Camera dei Deputati, che bravo, hai avuto un'ottima, sei stato bravo ad accogliere, se ne sono completamente fregati, continuano ad eleggere loro il Presidente della Repubblica, in modo tale che funga non da notaio ufficiale come lo è adesso, che quantomeno ha un controllo perché ha il potere, diciamo così, di rinviare la legge una sola volta, ma il Presidente della Repubblica oggi ha, l'abbiamo visto negli ultimi 23-24 anni, ha insomma,
è abbastanza importante. Questi hanno messo lì un notaio totalmente asservito alla maggioranza premiale che inficia questa riforma di totale assenza di pesi e contrappesi. Questo cosa significa? Che un domani, se a vincere fosse una lista monocolore con un pazzo candidato, è la parola sbagliata, però indicato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio, cioè questo detta legge esattamente come fece Mussolini nel 24, perché poi Mussolini fu eletto, cioè parliamoci chiaro, se ci fu qualche broglio, ma io sono convinto che il 51-52 lo prese netto, cioè lui poi forse lo portò a 66-67 per avere il premio per far vedere che il premio non era scattato ma che l'aveva preso lui, ma sono convinto che il 54-55 lui lo prese a livello popolare. Cioè oggi invece avremo un Presidente del Consiglio che con il, parliamoci chiaramente, con il 25% di voti reali avrà il 55% dei seggi. Quindi di cosa stiamo parlando? L'Italicum è, come io ho definito più volte nel libro, una legge Acerbo 2.0, cioè hanno preso la legge Acerbo del 23, l'hanno macchiata un po' di 70 anni di democrazia, è passata